chiesa ferita ma presente sulla strada, che è una chiesa malata perché chiusa in se stessa. Sono parole di Papa Francesco, che lo abbiamo imparato anche qui a Siamo Noi. Ha particolarmente a cuore la presenza della chiesa nel mondo, nelle periferie, nelle strade. Sì, quelle strade che per molti sono luogo di cammino, per alcuni sono soltanto un posto dove dormire, per altri sono un luogo alla deriva, per altri ancora sono il posto dove il proprio impegno diventa davvero una missione. Ed è quello che accomuna un po' tutti gli ospiti che sono intorno a questo nostro tavolo, perché sono tutti, per così dire, uniti dalla strada. E allora diamo nuovamente il benvenuto a Don Claudio Burgio, fondatore e presidente dell'associazione Kairos, un prete che vive per strada, diciamo così, cerchiamo di capire questa espressione. Grazie per aver accettato l'invito. E un ringraziamento che estendo a Pietro Caddeo, maestro di strada con l'associazione Manes. Grazie, anche lei ci racconterà la sua esperienza. E il terzo ringraziamento è per Bruno Casaretti, responsabile dell'assistenza sanitaria di Medici di Strada, che ha un valore molto molto importante. Spiegheremo anche qui il perché. Grazie a tutti per aver accettato il nostro invito. Allora, Don Claudio, io inizierei da lei, ripartendo dalla frase con cui abbiamo iniziato questo nostro approfondimento. Papa Francesco chiede una chiesa presente sulla strada. Qualcuno potrebbe interpretare questa frase come a dire: beh, allora ci vogliono più preti di strada. Io so però che né a lei né a tanti sacerdoti questa espressione piace molto. Perché? Perché definirsi preti di strada ha un'accezione un po' laica, come dire, un po' di tipo sociale. Noi siamo preti innanzitutto, quindi per noi altare o strada è la stessa cosa. Quindi è un di più. È un di più, strada. È una realtà che nella strada, per carità, si fanno gli incontri, le persone. Gesù camminava sulle strade. Quindi noi in qualche modo rappresentiamo questo cammino che facciamo insieme alla gente. Però l'altare non è in discontinuità con quello che viviamo in strada. È per questo che mi piace definirmi prete, punto. Basta. E a lei, Caddeo, questa definizione, essere chiamato maestro di strada, piace? Le va un po' stretta? No, diciamo che mettersi a disposizione di ragazzi che sono in dispersione scolastica, hanno delle necessità di essere seguiti, è un piacere. Vengono da noi intercettati grazie alla segnalazione della scuola o andando per esempio nei quartieri dove loro vivono. Quindi voi per strada andate? Per strada andiamo tutti i giorni, proprio per una pedagogia, per un'educazione che sia fatta proprio. E adesso ci racconterà come. Certo, Casaretti, certo. Ovviamente la devo fare anche a lei questa domanda. Definisce bene, è una buona definizione quella di medico di strada per lei e per i volontari che l'affiancano in quella che è una vera e propria missione, che tra poco racconteremo al nostro pubblico? Allora, noi sulla strada ci siamo, gioco forza, facciamo camper per assistenza senza fissa dimora, quindi la dobbiamo fare su strada. Abbiamo anche altre attività, magari poi ne parliamo. E diciamo che la definizione di medico noi l'abbiamo allargata a tutti questi nostri amici volontari che collaborano nell'associazione. Cioè, medico non è solo il professionista inteso nel senso clinico, medico della parola, ma è chiunque si prende cura degli altri in difficoltà. Ecco, questo è il nostro poco spirito dell'associazione. Chi sono, e poi mi dice anche dove lavorava prima, cosa faceva o cosa continua a fare, i medici di strada, così anche come li ha allargati? Allora, l'associazione Medici di Strada nasce come una costola della parrocchia Santissima Trinità di Napoli, di padre Gennaro Matino. Inizia con un progetto fatto dai giovani, Fratello Freddo, nel 2014-2015 per assistenza ai senza fissa dimora, quindi vitto, coperte, assistenza su strada. In pari difficoltà. Qui adesso, per esempio. Sì. Poi, c'è stato lavoro? Non male. Infatti i ragazzi questa settimana sono usciti anche due volte alla settimana proprio per cercare di supportare, come dire, questa ondata di freddo e di necessità. Altri medici, sempre tra virgolette, sono gli amici che fanno il volontariato mensa presso un'associazione nella sanità, zona calda di Napoli, dal punto di vista sociale, insomma, queste cose qua. Poi ci sta il nostro progetto, che è proprio quello di camper, ecco, con un camper attrezzato per fare il giro dei senza fissa dimora una volta alla settimana per dare un minimo di assistenza sanitaria.
E poi sempre come medici di strada, finisco, facciamo un ambulatorio solidale a Rione Traiano, altra zona calda di e Napoli. Così diciamo il quadro è abbastanza... E queste sono le nostre quattro grandi attività, dove medico e chiunque, comunque non solo siamo noi medici, ma ci stanno tanti amici che curano. Tant'è vero che io ho letto tra le carte che sua moglie e sua figlia ci salgono parecchio su quel camper. Non proprio sul camper, loro fanno altre attività di volontariato. Però, diciamo, siamo una famiglia che tende un po' così a fare questa... Ma insomma, sono tanti amici che collaborano anche dietro le quinte, insomma, magari supportandoci dal punto di vista economico, con viveri... Cioè, insomma, ognuno può dare quello che può. Ma ecco, lei che medico, insomma, ha fatto il giuramento di Ippocrate, ha fatto questa scelta, insomma, come ha avvertito personalmente questa esigenza? Cosa faceva prima e come lentamente si è spostato verso la strada? Io sono 10 giorni che sono in pensione, ho lavorato 38 anni sempre in emergenza, urgenza a Napoli, in provincia, gli incurabili, a Pozzuoli, Ischia, e diciamo, per me è sempre stato un lavoro fronte strada, perché il pronto soccorso, l'emergenza è fronte strada, indubbiamente. Diciamo, poi con questa associazione è nata questa idea di portare, di non far venire il paziente diciamo al camper o quant'altro, ma essere noi andare sulla strada a cercare chi ha più difficoltà di incontrare le strutture sanitarie. Casaletti, allora, 38 anni di professione fronte strada, come ci spiega. Sì, sì. Poi c'è stato questo servizio volontario che lei ha organizzato, immagino, peraltro in zone di Napoli che conosciamo particolarmente, anche purtroppo per fatti di cronaca, come dire, lei di incontri ne ha fatti, no? In questi anni. Le è rimasto uno nel cuore, qual è quello che più l'ha colpita? Ma diciamo che è proprio recente, dell'ultimo giro, un ragazzo di 30 anni, anche perché ormai si trovano, cioè noi non vediamo più, non vediamo tanto il barbone, brutta accezione, ma diciamo che identifica quello che gira con i sacchi, è difficile intercettarlo nella nostra realtà. Noi vediamo tante persone con disagio economico, familiare, che vivono nella strada perché non hanno dove andare, magari hanno anche un po' il lavoro, per dire, però non hanno possibilità di sostenersi e quant'altro. E uno di questi, lo ricordo proprio, l'immagine del camper. Proprio nell'ultimo giro che abbiamo fatto, un ragazzo sulla trentina d'anni, abbiamo incontrato a Piazza Garibaldi, alla stazione centrale di Napoli, e parlando, perché noi oltre alle medicine offriamo anche relazioni umane, chiaramente, che forse a loro fa piacere di più, per certi versi. E lui ci raccontava che in effetti si era trovato sulla strada per dei dissapori familiari. Ha detto proprio una frase: morti mamma e papà, è finita la mia famiglia. Pur avendo, ci raccontava, dei fratelli e delle sorelle. Quindi, come dire, il disagio familiare... Totale solitudine. Totale solitudine. E viveva in una macchina dietro la stazione. Ecco, quindi figurarsi. Ok, pur avendo un piccolo lavoro, insomma. Quindi questa è una storia veramente molto triste. Don Claudio, anche per lei, tra i tanti incontri, immagino che ce ne sia uno che ha innescato un cambiamento, ha prodotto una piccola rivoluzione dentro di loro. Dentro di lei? Sì, sono tanti ragazzi. Mi ricordo un ragazzo che mi diceva sempre: io ho avuto due genitori ma non ho mai avuto un padre e una madre. Ecco, a volte c'è anche questa solitudine, questo lasciarsi andare per strada, perché comunque non ci sono riferimenti autorevoli, riferimenti forti. La solitudine è una malattia del nostro secolo. C'è stato anche il primo ragazzo, Alain, che lei ha incontrato, che vi ha costretti a intraprendere un cammino. Sì, sì, sì. Alain è stata l'occasione, il nostro Kairos. Alain è un ragazzo del Camerun, all'epoca ha 14 anni, e lui ha detto: ho visto un campanile, ho visto un campo da calcio e sono entrato, era il mio oratorio, lì ci siamo incontrati e da lì è iniziata questa avventura di accoglienza. Che storia aveva alle spalle questo ragazzo? Un ragazzo che è stato attirato in Italia come baby calciatore, quindi una storia di sfruttamento. Quindi da un manager senza scrupoli. Da un manager senza scrupoli, che l'ha chiamato, poi l'ha abbandonato per strada, appunto, a Milano. E lui ha avuto la forza, il coraggio di uscire nella grande metropoli e cercare. Ed è significativo che abbia trovato un campanile e un campo da calcio, come dice lui. I nostri oratori milanesi a volte servono anche a incrociare queste storie. Ma questa è stata sempre la sua missione, fin dall'inizio del suo sacerdozio, o è venuta cammin facendo? Cammin facendo, perché la strada ti porta a incontrare. La strada è un'occasione anche per te. Quindi io ho iniziato a fare prete normale in parrocchia, e poi questi stranieri, questi ragazzi da soli che entravano al mio oratorio in periferia di Milano, mi hanno un po' cambiato la vita. Quindi... Ecco, questa è una domanda che volevo farle anche prima, no? Quando lei ci ha spiegato: io sono un prete, punto. Peraltro lei usa dire, ama dire, altare e strada si incontrano, no?
lo ha detto anche prima quando le ho chiesto della definizione di prete di strada. Lei come fa a realizzare questo incontro tra altare e strada? Io ho anche un servizio nella cattedrale di Milano, nel Duomo di Milano, come direttore del coro, quindi uno potrebbe dire un altro mondo, un'altra storia. In realtà penso che la bellezza la incontri sull'altare del Duomo, la incontri con la musica, la incontri purtroppo anche con le storie di questi ragazzi. È un discorso di educazione, un discorso di bellezza che anche trovi nelle fragilità, incontri anche nelle ferite a volte. E quindi questa è la continuità che segna un po' la mia vita. Ecco, Don Claudio, lei ci raccontava che ha fondato l'associazione appunto Kairos, che è un'associazione che dal 2000 tra Milano e dintorni si occupa, accoglie questi ragazzi che sono adolescenti, ragazzi considerati difficili, qualcuno li chiama cattivi ragazzi, su quell'aggettivo tra poco torneremo. Le immagini che vediamo tra l'altro sono tratte dal docu Reality Rebels che è in onda proprio su TV 2000, questi sono i ribelli, i ragazzi protagonisti, ma che cosa vuol dire Kairos? Perché insomma è ben si adatta a descrivere quello però che fa. Kairos è una parola greca, dall'antico viene designa un po' il tempo in senso qualitativo, il tempo opportuno, il momento favorevole. L'idea quindi che la comunità non è un tempo brutto perché sei lontano dalla tua famiglia oppure perché vivi un periodo di detenzione, ma è un'occasione, è un tempo favorevole, è il momento giusto per cambiare. Questo è il senso di questa parola vissuta nella nostra comunità. Ecco, Don Claudio, cosa fate, no? Non mi piace tanto la parola recuperare, ma proprio per avvicinare, per coinvolgere questi ragazzi. Cioè, immagino che molto ha a che fare con la capacità di vedere quello che magari non si vede a prima vista, che gli altri non vedono. Il nostro metodo punta moltissimo sul rapporto interpersonale, gli educatori insieme con me vivono 24 ore su 24 con questi ragazzi, quindi il poterci parlare, poter entrare nelle loro storie è fondamentale, l'ascolto è fondamentale. Poi accanto a questo cerchiamo di far vivere loro esperienze significative, anche di tipo culturale, perché l'arte, la cultura, la bellezza, ripeto, educa, e quindi questi ragazzi hanno bisogno di ritrovare il senso del loro esserci. Esistono ragazzi irrecuperabili, quell'espressione brutta, è un caso perduto nella sua esperienza? No. Certo, io ho incontrato ragazzi che magari non ce l'hanno fatta, ho un ragazzo per esempio che è partito per l'ISIS ed è già morto, queste sono storie molto brutte, però anche quel ragazzo... Ci racconti questa storia, com'è? Sono due ragazzi che 2 anni fa sono partiti per l'ISIS improvvisamente. Attratti da cosa? Certamente sono stati radicalizzati attraverso la rete in modo particolare, ma anche attraverso evidentemente persone che li hanno attratti a questa scelta distruttiva per la loro vita. Hanno 19 anni. Con loro ho vissuto 5 anni in casa insieme, con uno di loro in modo particolare c'è stato un rapporto molto forte. Quando è partito mi ha lasciato un messaggio sul cellulare. Con quale destinazione sono partiti? Con quale? Destinazione. Siria. In Siria. Adesso, un messaggio le ha lasciato. Un messaggio interessante che io porto sempre con me. Ciao Don, stammi bene, che Allah ti aiuti sulla sua retta via, ci vedremo in paradiso, inshallah. È un messaggio che se è pensato nella mente di un terrorista oggi è davvero impensabile, ha rivolto un prete cattolico. E questo dice anche però il rapporto che c'è stato, nonostante la scelta sbagliata. Ecco perché dico sempre che anche una storia sbagliata è sempre storia di salvezza. Quando ha saputo della loro morte? È un dispiacere forte, ti chiedi il senso di quello che fai, ti chiedi e rimetti tutto in discussione, però poi vai avanti perché sai che comunque anche una storia così drammatica ti ha insegnato qualcosa. Ti dice tante cose. E si può aprire una breccia, sì. Ci si deve sempre provare. Allora io continuiamo naturalmente a discutere intorno a questo tavolo, ma ci fermiamo solo un istante perché vogliamo darvi le coordinate per poter intervenire qui con noi in studio. Simone. Sì, oggi vi chiediamo di raccontarci che cosa accade nelle strade dei vostri quartieri o dei vostri paesi. Fateci sapere quali sono le persone bisognose d'aiuto che quotidianamente incontrate per strada, però diteci anche chi sono quelli che si prendono cura di loro. Infine vi chiediamo di dirci se anche voi, con la vostra parrocchia o con la vostra associazione, siete impegnati in prima linea in qualche intervento di strada. Insomma, raccontateci la vostra esperienza, dite la vostra all'800 22 88 96, oppure potete mandare una mail a siamo noi@
@tv2000.it. Potete lasciare un commento sulla nostra pagina Facebook o mandare un tweet a @siamonoiTV2000. Grazie Simone. Allora Caddeo, a cui non dispiace essere chiamato maestro di strada, lei ci ha detto con l'associazione Manes prima ci adoperiamo per andare incontro ai ragazzi in quartieri molto difficili come l'Idroscalo, quindi sul litorale romano, insomma a Ostia. Sono ragazzi che hanno lasciato la scuola, ma a volte sono anche ancora iscritti, ma non ci vanno. Ci fa capire che cosa fa proprio praticamente, concretamente, un maestro di strada per restituire delle possibilità a questi ragazzi? Praticamente mettersi, assumersi la responsabilità di questi ragazzi. Come fate? Cosa fate? Cerchiamo un approccio che diretto con loro, andando o a trovarli nel posto dove si vedono, si riuniscono, per strada, in piazza, o attraverso attraverso i genitori. Quindi chiamiamo i genitori per capire se è possibile un approccio diretto, per capire anche se i genitori sono presenti. In alcuni casi non lo sono. E quando ci vedono sono abbastanza sospettosi. Perché conosciamo gli adolescenti, se si sono messi in testa sono qualcosa. Il periodo insomma... è quello, preadolescenza, adolescenza, ragazzi, ragazze e ragazzette. Quindi che cosa succede? Succede che noi ci andiamo lì e con molta umiltà e loro capiscono veramente che noi gli stiamo tendendo una mano. Ma che cosa gli proponete? Gli proponiamo nel nostro progetto, per esempio la città e la scuola, gli proponiamo che anziché riportarli in una canonica classe scolastica, facciamo lezione all'aperto. E da lì nasce tutto. Ecco, lo so che c'è la costruzione, per esempio, la cura del giardino della loro scuola, la cura del quartiere. Nella costruzione, mentre spaziamo la strada limitrofa alla scuola, perché chiaramente Ostia Idroscalo si porta anche un disagio sociale. E loro si sentono coinvolti. E quando noi ci presentiamo, ci vedono un po'. Queste persone dicono che cosa vogliono, ma poi io credo che non aspettino altro, che qualcuno gli dia fiducia e li riporti un attimino anche nella legalità del rapporto col quartiere stesso. Senta, lei prima faceva altro, no? Sì. Lei che cosa faceva prima? Io facevo impiantistica, esperto in telecomunicazione elettronica. E poi com'è nata questa passione? Io conosco il maestro Danilo Casertano, che è il presidente dell'associazione Manes da 15 anni, che è stato il maestro di uno dei miei figli in particolare. Per cui lo conosco molto bene dal punto di vista educativo, che ancora oggi lui si relaziona con i miei figli. E pertanto da lì è nata questa collaborazione, perché lui mi chiedeva di poter fare qualcosa di concreto, di tangibile per questi ragazzi. Lei ci ha spiegato l'approccio, no? Che è un po' diffidente. E allora io mi chiedo, rispetto agli insegnanti che insegnano, appunto, lei le chiamate le canoniche aule scolastiche, lei quale chiave ha in più? Come fa a entrare nei loro cuori? Noi entriamo nei loro cuori perché ci poniamo come un ponte tra le istituzioni, l'istituzione scolastica, posso pensare anche alla sanità, alle ASL, così come ai servizi sociali del quartiere. E abbiamo un ottimo rapporto. Chiaramente abbiamo un protocollo d'intesa col plesso scolastico Amendola Guttuso, una scuola elementare e media, e con questo rapporto noi entriamo anche in contatto con gli insegnanti. Gli insegnanti che inizialmente ci hanno visto un po' come persone... Poi hanno capito. Però hanno capito, e tant'è vero che oggi c'è un ottimo rapporto anche di scambio, perché oltre a quello facciamo anche altre cose con loro. E poi loro si mostrano interessati alla fine. Assolutamente sì. Senta, alla fine di questo discorso, lei per quei ragazzi diventa un maestro, un amico, un padre? E al momento, non si sa mai cosa sono io per te oggi, cosa sono io per lei oggi qui in questo momento. L'importante è che il rapporto sia un rapporto sincero. Molto, e loro veramente lo capiscono, lo percepiscono a tutti gli effetti. Con e lì si mettono a disposizione. Con quella sincerità poi vi guadagnate anche rispetto, perché questi ragazzi hanno bisogno. Assolutamente. Di dare rispetto. E io sono però rimasta piuttosto curiosa dal metodo non proprio canonico, no?
perché guardando, ho letto che voi fate delle cose inconsuete, le lezioni si fanno in riva al mare, certo, giocando a pallone si parla di geometria, ci faccia un po' di esempi, ci spieghi un po' come li fa riaffezionare alla sola idea della scuola in modo diverso. Sì, il rombo di una squadra di calcio ad esempio, no? Che cosa fate? Per esempio, non so, se mentre andiamo a pesca, il galleggiante si meravigliano perché il galleggiante viene portato giù in quella maniera e magari esce fuori Archimede, la legge di Archimede. Oppure, non so, quando sono nei sentimenti, come un termine che usualmente usa il maestro Danilo Casertano, sono i sentimenti che riusciamo a riportarli per esempio in una classe, dipingiamo il pavimento sfruttando le maioliche che sono quadrate e disegniamo il teorema di Pitagora. Cioè è molto funzionale, però tutto ciò nasce dalla loro curiosità, è proprio l'osservazione, noi incentiviamo l'osservazione. Se si spalanca quella, diciamo che la strada, la direzione è tracciata. Riescono a fare e a dire delle cose incredibili, tante volte ci meravigliamo anche noi del loro modo, del loro approccio, che poi si sviluppa, noi facciamo fare delle tesine perché chiaramente li conduciamo a prendere la licenza di terza media. E in quel contesto è uno straordinario traguardo, mi pare di capire. Lo straordinario traguardo. Tornano sul percorso scolastico. Sì, questo è molto bello. Don Claudio, queste sono le opportunità che loro riescono con questo traguardo importante a offrire ai ragazzi. Con Kairos che percorso offrite loro? Quale può essere, cerchiamo di incentivare il ritorno a scuola innanzitutto, perché senza una formazione, una preparazione non puoi affrontare il mondo del lavoro, tantomeno oggi. Poi però utilizziamo anche tanti laboratori, esperienze di teatro, di musica, di arte, di arti espressive, quindi cerchiamo di far verbalizzare, esprimere questi ragazzi e tirar fuori attraverso questi laboratori anche le loro rabbie, le loro ferite. E devo dire che questi laboratori sono molto utili. In più, molti di loro svolgono attività di volontariato, per esempio nelle mense dei poveri a Milano o in altre situazioni. Perfezionano anche dei talenti che potranno spendere nel mondo del lavoro. Certo, scoprono di avere dei talenti, perché un ragazzo innanzitutto è una potenzialità, è un bene originario. Anche se ha avuto percorsi difficili o ha commesso anche qualche reato, ma innanzitutto è un bene originario. Senta, lei prima rispondendo a una domanda di Gabriella ci ha fatto capire che non esistono ragazzi irrecuperabili, anche se ci ha raccontato di quelle perdite, no? Di persone a cui lei voleva bene. Allora io le giro la domanda, no? Le chiedo se esistono ragazzi cattivi. Immagino di intuire la risposta perché lei ha scritto un libro dal titolo molto esplicito, Non esistono ragazzi cattivi. Lei che peraltro fa attività da anni insieme a Don Rigoldi nel carcere minorile di Beccaria. Se non esistono ragazzi cattivi, allora i ragazzi che lei ha in comunità, che ragazzi sono? Magari sono incattiviti, perché la parola captivus, sapete, dal latino vuol dire schiavo, prigioniero, quindi sono ragazzi ostaggi di una cultura consumistica che li martella continuamente. Però poi sono ragazzi che possono davvero fare grandi cose, hanno grandi potenzialità e quindi non sono nati cattivi. E questo, da questo presupposto noi partiamo sapendo che ogni ragazzo ha una ricchezza solo da scoprire, da svelare a se stesso e agli altri. Coinvolgendoli poi nel progetto di cui lei ci ha parlato, progetto nel quale però voi chiamate in causa anche i genitori, perché spesso questi ragazzi hanno storie familiari molto molto complesse. E intervenire nel loro privato diventa più difficile? Beh, a volte la comunità in modo particolare viene vista come in qualche modo legata alla famiglia, un po' sostitutiva della famiglia. In realtà noi favoriamo molto il coinvolgimento della famiglia, perché un figlio è sempre figlio della propria famiglia, per cui noi questo aspetto lo curiamo moltissimo attraverso momenti di mediazione, attraverso esperienze comuni, momenti anche di cena, abbiamo fatto il Natale, il Capodanno insieme, insomma la famiglia è molto coinvolta. Deve essere presente, è un filo che accomuna anche l'esperienza di candidati maestri di strada, perché
Ecco, voi, lei ce lo diceva, operiamo in un contesto difficile, poi ha detto quella frase, ha detto coinvolgiamo i genitori quando ci sono. Molti di questi genitori spesso sono in carcere, perché quella è una realtà letterariamente difficile, certo. Quella del Riviero Scalo, neanche nella rappresentazione della letteratura, insomma, sappiamo, la storia recente è difficilissima. Che cosa fate? Come fate a coinvolgere noi cerchiamo di affrontarli anche da un punto di vista psicologico. Tirarli dentro. Tante volte li conduciamo, anche se dove è possibile, quando è possibile, in situazioni psicologiche con la psicologa, delle ASL e quant'altro, coinvolgendo una parte dei genitori, tipo la mamma o in alcuni casi il papà. E riuscite ad aprire delle porte? Riusciamo, brecce? Assolutamente sì. Tante volte ho presenziato queste sedute e devo dire molto di grande commozione, anche perché magari cercare il padre che non l'hai mai visto e che sai che sta in prigione e lo vai a trovare una volta a settimana, per un bimbo, diciamo, piccolo, è un'esperienza molto molto forte. Immagino che a volte sia molto bello anche che questi genitori sono costretti con voi a scoprire le potenzialità di un figlio che neanche immagino. Allora voglio chiederle, in questi anni che cosa le ha dato la soddisfazione migliore? Ci ha detto, molti di questi ragazzi si diplomano, ma si ricorda qualcuno di questi ragazzi che l'ha proprio... Sì, noi li incontriamo ancora oggi, perché io perlomeno faccio parte da 3 anni di questo progetto della città e la strada, e cioè la strada, diciamo, è la scuola. E quindi... questi ragazzi li incrociamo e sappiamo, cioè, quando si sono iscritti per esempio nuovamente alla scuola professionale, alcuni. Quindi hanno continuato a studiare anche hanno dopo. Continuato a studiare alcuni, altri non ce l'hanno fatta, hanno lasciato perché magari li incontri e hanno detto purtroppo mi hanno sospeso perché qualche maraghella la fanno. Quest'anno quanti ne avete riportato a scuola? Quest'anno noi abbiamo una serie di progetti in concomitanza che sono percorsi esperienziali che facciamo sia con le classi prima, seconda e terza media, nonché sei ragazzi invece in dispersione, che chiaramente ragazzi che hanno 14-15 anni non possono stare né in prima né in seconda media. E allora noi che cosa facciamo? Non facciamo altro che prendere questi ragazzi con noi e fargli fare un percorso senza anche tralasciare il gruppo, cioè dove loro comunque conoscono, cioè anche gli altri coetanei, perché è brutto isolarli, farebbe una classe differenziata. Cioè una cosa orribile. Abbiamo detto, presentando Gabriele, i nostri ospiti, che loro sono uniti, diciamo così, dalla strada e dalle esperienze. C'è un quarto personaggio che vogliamo farvi conoscere. Allora andiamo a Treviso con il nostro Rosario Sardella e capiamo di chi si tratta. Un giorno ho avuto un'illuminazione per una storia. Un ragazzo che gira per promuovere il suo ultimo libro per tutta l'Italia. A quel punto, quando la trama era pronta, mi sono detto: ma sai che c'è? Che quasi quasi mi sostituisco al personaggio e lo faccio io, giro io l'Italia col mio ultimo libro. Sono Walter Lazzarin, ho 34 anni e sono di Rovigo, ero un insegnante precario, adesso ho deciso invece da un anno di fare lo scrittore per strada. Per un anno ho girato tutta l'Italia con la mia macchina da scrivere. Ai passanti regalo dei racconti un po' particolari, che batto a macchina. E poi vendo il mio terzo libro così, per strada. Batto macchina degli strani componimenti che si chiamano tautogrammi. Sono dei giochi letterari. Le persone sono incuriosite dal fatto che io giri con la macchina da scrivere e non solo si avvicinano e mi chiedono quello che faccio, ma poi si incuriosiscono alla mia storia, alla storia del mio viaggio, mi chiedono le emozioni che ho vissuto nelle varie città, banalmente anche solo il poter comparire in un post oppure fare parte della mia collezione di fotografie dei lettori, in qualche modo li ha fatti sentire dentro il progetto. Sì, diciamo che sì, sono molto incuriosito. Mi piace molto l'idea di un giovane che viaggia e scrive.
Questo è un progetto che è nato con due intenti, uno un po' più individuale, che era quello di farmi conoscere come scrittore, e il secondo era un progetto, un'idea invece, che presupponeva di riavvicinare gli italiani alla narrativa. Si dice che gli italiani non leggano più, e allora ho detto proviamo a sbattere in faccia i miei libri per strada alle persone che mi capitano davanti e vediamo se qualcuno magari che non legge più da un po', grazie al mio Drago non si droga, riprenda a essere un lettore. Una cosa che mi è sempre interessato a trasmettere con quello che scrivo è che si può parlare di temi per niente banali in qualche modo leggero, o meglio, in un modo che possa arrivare a tutti, che possa toccare le corde di ognuno di quelli che mi passano davanti. E tramite questo progetto ho avuto la possibilità di capire che questo può avvenire. Ecco, abbiamo sentito l'esperienza, ci mancava questa esperienza dello scrittore. Sì, io però voglio tornare sulla strada con i medici. Ci ha detto che un medico è chi si prende cura, quindi ha proprio allargato questo concetto, no? Chi vi aiuta proprio materialmente? Perché immagino che insomma sia un progetto che ha dei costi, girate con un camper, c'è un ambulatorio. Siamo completamente autofinanziati. Immaginavo la risposta. abbiamo una parrocchia generosa alle nostre spalle, di amici che diciamo rispondono a ogni nostra richiesta compatibilmente con le possibilità. E diciamo andiamo avanti così, infatti il nostro amico tesoriere fa salti mortali per assicurarci, però ripeto, noi per esempio facciamo la raccolta per i farmaci che ci servono sul camper e dopo l'appello della chiesa e dopo 15 giorni siamo forniti di tutto. Quindi insomma rispondono bene, sì, no? E dietro di noi ci sta il volontariato di chi ci supporta proprio economicamente, ma con piccole offerte domenicali, mensili, insomma. Sono tanti i ragazzi che partecipano, visto che parlavamo di ragazzi. I ragazzi del gruppo nostro, noi siamo una 45-50 persone aderenti all'associazione, diciamo operativi proprio. E i ragazzi sono quelli più impegnati nel progetto Fratello Freddo, sono circa una quindicina che escono appunto durante i periodi invernali, diciamo tutto l'inverno, tutto l'anno, però diciamo più del periodo invernale, uno o due uscite a settimana per viveri e bevande calde. No, ci stanno. E poi si crea una rete, come dire, umana di relazioni tra le varie generazioni che compongono questa nostra associazione. No, quello delle relazioni è un aspetto interessante, cioè si va al di là del semplice rapporto medico-paziente, mi pare di capire. Allora, le relazioni con gli amici senza fissa dimora, diciamo l'aspetto medico è una scusa, direi quasi, tra virgolette. Cioè noi offriamo assistenza sanitaria, tutto quello che possiamo fare in questo piccolo ambulatorio mobile. Però ormai si è instaurato con molti un rapporto, una relazione umana, cioè ci aspettano. Che non guasta, diciamo. Assolutamente, cioè io dico sempre, si passa anche attraverso la sigaretta. Mi chiamo dottor Bruno, ma ci chiamano, noi siamo tanti, diciamo io sono un po' il viso in questo momento dell'associazione, ma senza gli altri non si andrebbe a nessuno. Poi tra poco scopriremo come chiamano Don Claudio, però prima andiamo da Simone. La signora Anna, lei ci dice: le persone in difficoltà esistono, ma purtroppo a volte per fretta o altro facciamo finta di non vederle. Ne approfitto di questo spazio per ricordare Francesco, un uomo senza fissa dimora, morto pochi mesi fa, che spesso rimaneva davanti all'ospedale di Udine. Per me è stato un caro amico che per tanti anni mi ha dato forza e speranza. Ecco, la cronaca di questi giorni ci ha restituito diversi di questi casi. Una sola cosa, poi appunto sentiamo come chiamano anche Don Claudio. Vorrei chiederle, ma questi pazienti, che poi non sono solo pazienti, sono fratelli che incontra per strada, che le hanno insegnato anche nel suo lavoro che nessun altro paziente prima le aveva dato, trasmesso? Ma diciamo, si instaura con queste persone una relazione umana, che per me poi è stato normale, diciamo, rivolgere anche nella pratica ufficiale. La resa un medico migliore. Sì, certamente mi ha cresciuto molto, diciamo, dal punto di vista umano, professionale, proprio il rapporto con queste persone, che sono persone in estrema difficoltà, non solo fisica, ma anche psicologica, sociale, emotiva. E
ti fa capire che ci sono tante, tante problematiche. Se non esci su strada, magari non le riesci a trovare. Allora, Don Claudio, è vero che la chiamano l'angelo dei bulli? Addirittura. Ah, sì, ogni tanto succede. Ma come si fa a entrare nel cuore dei bulli? Bisogna rispettarli, bisogna saperli amare. È molto semplice in realtà. Si crea una grande empatia. Anzi, approfitto per fare i miei complimenti qui da questa trasmissione a un mio ragazzo oggi che ha fatto il suo primo esame all'università. Partito. Come si chiama? Si chiama Daniel, mi ha mandato un messaggio. Era partito Daniel. Da un po' di rapine in banca, direi che. Esame in? Lui fa scienze ed educazione, storia contemporanea. Quindi, caspita, auguri. Allora, c'è giusto il tempo per ricordare che Don Claudio e i ragazzi di Kairos sono protagonisti, lo ricordavamo anche prima, del docu Reality Rebels che è in onda su TV 2000. L'ultima puntata è prevista per sabato prossimo, 14 gennaio, alle ore 19. Un appuntamento, come sempre. Non ve li perdete. Da non perdere, mi raccomando. Allora, grazie Don Claudio, grazie. Burgio, Pietro Caddeo, Bruno Casaretti. Soltanto qualche istante di pubblicità, poi torniamo qui per affrontare un tema decisamente caldo proprio in questi giorni. Parleremo infatti di meningite, ma lo faremo proprio, insomma, per liberare il campo da inutili allarmismi. Allora, ci ritroviamo qui tra poco.